Buongiorno a tutti. Buongiorno. E bentornati al Fantasiatore. Oggi siamo qui per la seconda puntata di C'è un mondo in fondo al secchio. Questa volta in fondo al secchio abbiamo trovato i cartoni delle uova e quelli della frutta. Della frutta inteso quelli che si trovano sotto le mele, sotto i meloni, quelli proprio che sono della stessa carta dei cartoni delle uova. Allora, in ordine vi faremo vedere le tipologie di fiore che si ottengono dai cartoni delle uova, come si ottengono le foglie e che fiore otteniamo invece dai cartoni della frutta. Io e Claudia ci mettiamo al lavoro e ci vediamo dopo per farvi vedere come invece li abbiamo colorati, che è una tecnica divertentissima e soprattutto nuova perché l'abbiamo vista noi, per cui prendiamo inventata lei. O meglio, io non l'ho mai vista da nessuna parte, per cui do per scontato di averla inventata io. Però è bella, però è bellissima. Tante sfumature. Sì, sì, tutti i colorini che vedete qua davanti, comunque tra poco. Questa è la prima tipologia di scatola che vi mostro. Il centro è più alto del bordo, presenta una forma allungata e se voi lo guardate da dietro sono già presenti le forme dei petali. Una volta portata al taglio questo sarà il risultato e una volta ricavato il conetto questo è il risultato. Poi abbiamo le confezioni grandi, da queste otteniamo le campanelle. Come potete osservare c'è già la linea, questa qui, quindi noi per ottenere le campanelle andremo a tagliare proprio lunga questa linea e otterremo questa. Qua si trovano anche forati e da questo possiamo ottenere una sola tipologia, quindi siamo andati a ricavare il fiore da qua. Se osservate bene, anche in questo caso si ripresenta proprio la sezione del petalo. Da questo otteniamo questa sezione, che poi lavorati e tagliati, questo è il risultato. Sempre con il contenitore da 6 delle uova, per metterci questo, però solo quello che, se voi lo girate, presenta questa linea. Servono per fare le campanule. Queste col bordo frastagliato, perché noi andiamo a strappare quello che c'è intorno e succederà che vi troverete questo risultato. A questo punto, facendo sempre perno con tutte e quattro le dita tranciate, e ci troveremo questo risultato. Chiaramente con le forbicine non lo lasciamo così, ma andiamo a dare meglio la forma con le forbici. Il risultato finale è proprio quello delle campanelle. Dunque, avete visto quante tipologie di fiori si possono ottenere dai cartoni delle uova? Perché sembrano tutti uguali, invece non sono. Invece no. Invece adesso vi facciamo vedere da dove si ottengono le foglie. Questa per esempio è la parte di una curva di tutta la scatola. Io posso sfruttare questa curva. Quindi se vado a tagliare in obliquo, tenendo conto di tutta la superficie, posso andare a ricavare una foglia che rimarrà curva, quindi bella. Diamo invece ora spazio ai cartoni della frutta, che forse questi sono quelli che la gente pensa meno di poter ottenere. Questo è quello che abbiamo ottenuto dai cartoni della frutta. Questi sono petali, anzi saranno petali perché qua si presentano ancora come le parti che abbiamo sezionato dal foglio. Questa è quella dei meloni, se non erro. Sì, questa è dei meloni. E questi invece sono i portamela, che poi vi facciamo vedere appunto il fiore che si ottiene. Andiamo a vedere. Questo è un pezzo di portafrutta, però esiste anche lilla o viola, dal quale si ottengono questi petali. Allo stesso modo c'è quella dove dentro ci sono i meloni, che è arancione, e se dividete anche lì le conchette, quello che viene fuori è questo o questo, a seconda di come trovate il portafrutta. Dovete semplicemente dividere tutte le conche che trovate. Dopodiché quello che viene fuori, poi insomma guardate voi dove è meglio fare i tagli.
adesso la parte divertente, esatto, quella che dobbiamo brevettare, perché no, soprattutto che ti dà ragazzi, in questo mondo qua un mondo del regista è abbastanza agevole, non ci potete capire. Aia, mi sta appoggiando un po'. No, voi non lo sapete, ma qui sotto abbiamo delle foglie, tipo non so se è una palma, insomma, o comunque un cespuglio d'erbe che pungono davanti, quindi ogni volta che mi avvicino al banco dei colori ho le punture nelle ginocchia. Vabbè, questo era uno spaccato divertente. Allora, la colorazione, acqua, tantissima, a volontà, e colore. Allora, i colori che siamo andati ad utilizzare sono semplicemente proprio quelli della Primo, il barattolone, insomma quello da litro, la bottiglia o della Giotto, insomma scegliete voi. Questo perché non andiamo ad applicarlo col pennello. Aspetta, io per esempio ho usato diverse misure di barattolo, perché ci sono sempre i colori che usi di più, quelli che usi di meno. Quelli che usi di meno tendo a farli in barattoli un po' più piccolini. Ci servirà poi delle mollette, io ho usato queste qua lunghe, e poi dovete munirvi di fruste, perché queste servono proprio per mischiare, uno per far sciogliere bene il colore, che non rimangano bruni, e due perché poi se usate il colore tipo dopo 3 giorni, sì, deposita. Cioè, avete visto questa tecnica? Fantastico. Guardate, io l'adoro. Vabbè, poi quando proverete a casa. Io volevo ricapitolare proprio brevemente tutti i passaggi giusti per fare le colorazioni. Allora, acqua, colore, la densità più o meno quella del latte. Andate ad agio, state attenti alle bolle, comunque le vedete, se ne trovate le scoppiate ripassate dentro. E soprattutto posate i fiori sulle superfici, meglio se le superfici sono di plastica, quindi se avete solamente delle basi di legno li mettete sotto un sacchetto di plastica o un cellophane. Meglio se li poggiate con i petali in giù, perché così il colore andando giù si depositerà sul petalo, dopo sull'inizio verrà più luminoso, una sfumatura diversa. Esatto, e soprattutto ogni tanto andate a girarli o a staccarli, muoveteli, se no succederà che il petalo si attacca, sì, e poi il colore, quando voi andate a prendere il fiore, si stacca e rimane sul fondo. Bene, io penso di aver detto tutto. Ho detto tutto? Secondo me ho detto tutto. Sì. Ci rivediamo tra pochi giorni nel terzo video, dove vi farò vedere le composizioni. Ma diamo un'anteprima? Diamo un'anteprima, per far vedere. Allora, 3, 2, 1, voilà. Allora, questa è una delle composizioni che abbiamo fatto con... In questo caso è la carta quella del melone. Se vedete, il fiore è un colore, cioè ha delle sfumature molto belle. Sono andata ad ottenere queste sfumature come se usassi l'acquarello, quindi usando queste bagne che abbiamo fatto e col pennello andando proprio a scurire o a schiarire o a riempire di colore la parte che preferivo. Bene, è una lavorazione che puoi fare se ti rendi conto che un colore non ti piace. Esattamente, in questo caso il colore era proprio spento. Sì. Allora, io ti passo la pianta, poi vi spiego, adesso non vi dico niente, c'è proprio l'effetto della terra, il ramo, non vi diciamo niente perché dovrete seguire il terzo video. Sì. Detto questo, noi vi salutiamo,
andiamo a fare fiori, perché dobbiamo fare un alberello, dobbiamo fare un alberello. Sì, prima era un pesco, adesso lo trasformeremo in cosa non lo so, perché non è che noi non, dovete capire che non è che sperimentiamo. Sì, sperimentiamo e poi non è che riproduciamo i fiori che ci sono nella realtà, noi creiamo fiori nuovi, noi creiamo fiori nuovi. Quindi con la nostra pianta vi salutiamo. A presto e ci vediamo nel terzo video. Ricordatevi però di iscrivervi al canale su YouTube Giorgia Di Stefano, schiacciare sulla campanella e mettere mi piace a tutti i video, ok? Grazie, ciao. A presto, ciao! Ok, rimettila pure là.